Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Benvenuti a questa trasmissione. Oggi è 25 ottobre e parliamo di una cosa di cui già ci siamo occupati molte volte su Liberi TV, della questione del sangue infetto. In particolare ne parliamo con Adriana Broccolo, che ringraziamo di essere qui con noi, che in questa, diciamo, veste è portavoce degli emocontagiati della Calabria. Abbiamo parlato anche di questa particolare, o meglio, di questo ambito territoriale, di questo problema molto, molto triste, che è appunto che riguarda coloro che sono stati contagiati da malattie veramente molto pesanti, parliamo di epatiti, AIDS e così via, a seguito di trasfusioni di sangue o comunque sia un contatto che hanno avuto con anche emoderivati dal Servizio Sanitario Nazionale. È una vicenda molto, molto anche lunga e molte sono le persone che sono state, si parla di decine di migliaia, che sono state contagiate. In Calabria c'è una, diciamo, situazione un po' particolare. Ne parliamo con Adriana proprio, diciamo, all'indomani, di quello che si prevede sarà appunto la legge di stabilità, che su questo appunto, prevede delle cose e in particolare da una rapida analisi, per quanto riguarda proprio questa vicenda rischia di consacrare un po' due categorie di emocontagiati, una categoria, una serie A e una serie B, cioè coloro che vedranno appunto la possibilità di un rimborso, invece di un risarcimento, invece coloro che purtroppo questa cosa non riusciranno ad averla. In mezzo ovviamente ci sta la questione anche diciamo dell'efficienza delle regioni, in particolare della regione Calabria. Io darei direttamente la parola ad Adriana per illustrarci un po' la questione e tutta, diciamo, nelle varie, estensioni e la gravità, appunto, che emerge. A te, Adriana, la parola. Grazie, per avermi dato questa opportunità di parlare di questo che è un problema che si trascina da anni, non è che l'abbiamo scoperto oggi. Allora, in Calabria io cerco di essere molto sintetico, così di concentrarci solo sui problemi, senza entrare nella polemica. Allora, la regione Calabria già, diciamo, da sempre, da quando io praticamente dal 2003, da quando io ho avuto riconosciuto l'indennizzo, non ha mai, già non paga mai puntualmente il bimestre, cioè sul decreto c'è la scadenza, però questa scadenza non viene mai rispettata. Ora, questo non è perché la regione Calabria non ha i soldi, oppure quando scattano i nostri 2 mesi non paga nessuno. La regione Calabria paga fior di milioni di euro ogni mese. Le spese più incredibili. Pensate voi che fanno passare per attività culturale una sagra di paese con tanti fuochi d'artificio che vengono praticamente puntualmente liquidati. Non ci paga a noi perché non ci considera, cioè non ci paga puntualmente perché non ci considera, evidentemente, non ci tiene proprio in considerazione, cioè ci paga quando ha un eccesso di disponibilità di cassa. Cioè praticamente può capitare che un ente locale, una regione, un comune non abbia la disponibilità di cassa un mese e quindi slittano un po' praticamente i pagamenti. I nostri slittano sempre, cioè quando la cassa è ultra piena, allora noi ci vediamo liquidati un bimestre, 2 bimestri, 3 bimestri, a seconda. Quindi la puntualità non è mai stata rispettata. Perché? Perché la procedura per le nostre liquidazioni, questo è anche importante, è la stessa procedura che usano per liquidare, scusatemi il termine, la carta igienica, la cancelleria, lo fanno tramite le determinazioni di liquidazione. Cioè non vengono pagate come le pensioni, come gli stipendi, che pagano lo stipendio, non va una procedura con unghie e ferruginose, ci va direttamente ai mandati. Quindi a noi non ci fanno, c'è cioè una spesa obbligatoria, una spesa fissa. Segue lo stesso procedimento della liquidazione della carta cancelleria che compra la Regione Calabria, per cui già qua siamo veramente alla follia, cioè praticamente ogni 2 mesi vengono approntati degli atti che potrebbero anche non approntare, perché non vengono fatte tutte quelle determine per liquidare 6.000 dipendenti della Regione Calabria, vengono direttamente passati gli stipendi all'ufficio mandati. Questo diciamo è meglio che lo precisiamo perché questa è un'altra praticamente disgrazia, tengo una disgrazia, cioè io ritengo che siamo proprio alla follia. Ora, la regione, quindi
Abbiamo fatto già il punto di, per quanto riguarda quest'anno, la Regione Calabria che cosa ha fatto? Non ci ha liquidato da gennaio, noi non vediamo un euro, cioè gli contagiati calabresi da gennaio non prendono un euro, non gli è stato liquidato nessun bimestre. A nulla è servito protestare. Io personalmente ho mandato una lettera al Dipartimento dove ho detto: ma guardate che voi ci dovete pagare, io adesso non, ci dovete pagare perché vi sono state trasferite delle funzioni, voi avete degli obblighi, ci dovete pagare e poi magari fate la rivalsa contro lo Stato per avere questi soldi, anche perché c'era stata una precisa interrogazione in Parlamento dove un esponente, una dicendo: ma perché voi non mandate i soldi alle regioni, un gruppo di parlamentari? Qui siamo a febbraio 2014, non siamo al 2010. Praticamente il rappresentante del governo risponde alle interrogazioni, io ce l'ho qui praticamente: no, guardate che siccome vi hanno trasferito le funzioni, a queste li dovete pagare noi ci dobbiamo pagare solo il contenzioso. Questo è un atto, cioè un atto del Parlamento, non è una sciocchezza. Io ho scritto alla regione, ho detto: ma guardate che voi ci dovete pagare perché l'esponente del governo ha detto che ci dovete pagare. Lei mi ha risposto, mi hanno risposto dalla regione: no, sono le funzioni, ci hanno trasferito le funzioni, però la copertura della spesa spetta allo Stato. Siccome lo Stato non ci manda i soldi, noi non ve li paghiamo. E questa è la letterina praticamente che mi è stata mandata. Ora, quindi c'è proprio un. Qui praticamente si scaricano gli enti, lo Stato e le regioni si scaricano. Poi con la Regione Calabria la situazione è un pochettino paradossale, perché mentre le altre regioni d'Italia, tranne il Veneto, mi sembra, si sono fatti carico di anticipare queste somme, la Regione Calabria non ha inteso più anticipare, ma non perché i soldi non ce l'ha, i soldi ce l'ha, perché fa, ripeto, se voi andate. Allora, se uno legge il bollettino regionale nostro e vede tutte le liquidazioni che la Regione Calabria fa alle associazioni culturali, alle associazioni sociali, alle associazioni turistiche, pensa che la Calabria sia un paese scandinavo. Dice: mio Dio, che qualità di vita che devono avere i calabresi. In realtà quei soldi sono delle regalie che non si capisce dove vanno a finire, perché poi se venite in Calabria, qualità della vita lasciamo perdere. Allora, la Regione Calabria i soldi ce li aveva per anticiparli, non li ha voluti anticipare, cioè ha preso una posizione piuttosto precisa. Allora, dicevamo, a maggio c'è stata un'apposita riunione della Conferenza Unificata Stato-Regioni, dove le regioni hanno protestato perché dal 2012, cioè probabilmente dal governo Monti, non mandano più i trasferimenti, lo Stato non manda più i trasferimenti alle regioni. In quella conferenza Stato-Regioni, i verbali sono pubblicati sul sito della stessa conferenza, lo Stato, praticamente il governo, si è impegnato con le regioni a reperire i fonti per praticamente trasferire i fonti che avevano anticipato le regioni. Ha dato praticamente, come dire, ha assicurato alle regioni che avrebbe trasferito i fondi dal 2012, 2013, 2014. Nonostante questa assicurazione avuta, la Regione Calabria nel bilancio l'ha avuta, il bilancio l'ha fatto a giugno, nel bilancio regionale, sul capitolo che doveva liquidare a noi, legge 210, stanzia poco più di 100.000 euro, cioè una sciocchezza, a fronte di una richiesta fatta allo stesso governo di 14 milioni di euro. Cioè la Regione Calabria, quando ha i dati al governo dei fondi che doveva avere dal Stato, ha mandato 14 milioni di euro solo per darci praticamente la rivalutazione, che tra l'altro questa è una cosa che la Regione non ha mai fatto. La Regione Calabria ha dato i ratei. Il mio rateo è fermo all'importo iniziale, cioè dal primo bimestre che me l'hanno liquidato. E poi, oltre i 14 milioni, ne ha chiesto altri 9
per i ratei normali, quindi 14 milioni per gli altri e 9 milioni per il resto. Quindi lei nel bilancio ne stanzia solo 108, poco più di 108 mila. E quindi è chiaro che non ci poteva pagare, perché se i soldi non ci sono nel capitolo, la regione non può pagare, mentre le altre regioni li hanno messi fondi propri e hanno pagato gli altri colleghi, gente come in queste stesse condizioni che siamo noi. La regione Calabria ci ha messo 108 mila euro, cioè praticamente per tenere in vita il capitolo, diciamo, ci hanno messo qualcosa per non annullare quel capitolo. Ora, che cosa è successo poi? Che lo Stato però non si è comportato meglio della Regione Calabria. Perché? Perché nella legge di stabilità, pur avendo preso nella conferenza Stato-Regioni l'impegno a mandare tutti i soldi alle regioni, però c'è un per inciso, poiché lo Stato non trasferisce questi fondi alle regioni dal 2012, perché non si proprio nel bilancio. Monti, il governo Letta, nelle loro finanziarie non ci hanno messo una lira, hanno messo solo per i contenziosi, per queste, per i loro, per le liquidazioni fatte tramite ministero, per quelle da trasferire alle regioni non ci hanno messo una lira. E io mi chiedo, le regioni in sede di conferenza unificata lo hanno rilevato questo allora, 2012-2013, l'hanno rilevato solo il 2014? Questo, come non risulta che l'hanno rilevato, mi sorge il dubbio che ci siano patti non scritti tra le regioni e il governo centrale. Questo è un mio dubbio, probabilmente anche lì, però io ce l'ho questo dubbio, perché era una materia molto delicata ed era molto chiaro, perché se lo Stato non mette i soldi nel capitolo di bilancio dello Stato per trasferirli alle regioni, lo Stato non potrà mai trasferire quei fondi. Allora, il governo arriva alla novità. Mentre lì parliamo di trasferimento di tutte le somme, la legge di stabilità, questa è l'ultima, 2015, parla invece, non parla di trasferimento di fondi a copertura di quelle spese, ma parla di contributo alle regioni per gli anni 2012, 2013 e 2014, quindi il debito che lo Stato ha nei confronti delle regioni. E lo divide in tre comode rate, ho detto io, perché 100 milioni nel 2015, 346 il 2016 e 289 milioni per il 2017. Però che cosa dice lo Stato? Dice che è un contributo, la parola contributo non è che lascia tanto. Tanti dubbi su cosa intende lo Stato, non dice a copertura delle spese, contributo. E come lo divide questo contributo? Deve fare un altro paio di decreti ministeriali, quindi passeranno 60 giorni, eccetera, eccetera. E meno male che lo Stato deve snellire al massimo le procedure. Che cosa dice? Dice che li dividerà questo contributo in proporzione al fabbisogno, derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e province, come comunicati nella conferenza Stato-Regione, cioè corrisposti. Corrisposti vuol dire che chi ha pagato avrà i soldi, chi non ha pagato avrà il contributo, chi non ha pagato non l'avrà, cioè premieranno le regioni virtuose, a meno che non volevano dire qualcos'altro. Indennizzi corrisposti dalle regioni vuol dire che hanno già pagato. Quindi la Regione Calabria per il 2014, come la Regione Calabria non ci ha pagato il 2014, non ci ha pagato le rivalutazioni, quei famosi 14 milioni, mentre le altre regioni le hanno pagate, ha le pezze giustificative per attingere ai contributi, ne avrà di meno in poche parole, avrà quelle del 2014 e quelle del 2013, come erano i 9 milioni e gli 8 milioni. Non entreranno nel calcolo del contributo quelli che non ha pagato. È semplice, a meno che al Parlamento non sanno scrivere le cose. Quindi Ma c'è Adriano, un altro. sì, tanto per fare un riassunto e vedere un po' se ho capito io, è che ho un'intelligenza medio-bassa. Praticamente le persone, quindi adesso passiamo un po' dalle regioni alle persone, che devono avere un indennizzo,
queste mensilità che sono poi erogate ogni 2 mesi. Se li hanno avuti, continueranno ad averli. Se non li hanno avuti, si rischia che continueranno a non averli. Sì, perché allora lo Stato ha stanziato solo il debito, mentre la spesa per il 2015, per il 2016, per il 2017 dovevano essere 100 milioni più i 154 che si sono, il 2014, la spesa generale che si è assestata sulla tabella, per le regioni parliamo, lasciamo stare quella del Ministero, sono 154 milioni. Doveva dire questa, nella legge di stabilità 100 milioni per il debito pregresso e 154 milioni praticamente l'anno corrente, cioè il 2015, e 154 per il 2016 e via discorrendo. Quindi il contributo solo per quelli 2012, 2013, 2014. Allora il 2015 chi ci deve mettere i soldi? La domanda che facciamo noi dovremmo fare al governo, ce le devono mettere le regioni. La nostra regione Calabria si rifiuta di farlo, non vuole trovare. Noi resteremo ancora per il 2015 come siamo rimasti per il 2014, cioè senza soldi, in poche parole. Questo è chiaro. L'atteggiamento della regione Calabria non lascia dubbi, anche come praticamente si sta comportando nei nostri confronti. C'è proprio una cignola, no, non cignola, noi veniamo considerati come un peso, cioè un peso economico che loro mal sopportano. E questo lo si vede anche, non ci rispondono nemmeno al telefono. Cioè, se noi telefoniamo al Dipartimento, c'è un ufficio legge 210 proprio per noi, no? Se noi telefoniamo non ci rispondono perché i dipendenti comunali sono i dipendenti regionali, sono autorizzati a rispondere al telefono il giorno che ricevono il pubblico. Un mercoledì o un giovedì, ricordo qual è, gli altri giorni non ci rispondono. Quindi l'atteggiamento della Regione Calabria nei nostri confronti è chiaro che è così. Ora, sinceramente, il problema deve essere affrontato e deve essere affrontato dallo Stato, cioè queste funzioni devono tornare allo Stato. Non è possibile che noi, che stati nel trasferimento delle deleghe, non ci paghiamo puntualmente, quelli che invece sono rimasti al ministero si pagano come si pagano le pensioni, cioè ogni 5 del mese tac, schiacciano il pulsante e praticamente parte il mandato. Io c'è un mio amico, c'era un mio amico perché è venuto meno, che lui si pagava dal ministero e io dalla regione. Lui si pagava puntualmente, io dovevo aspettare praticamente 6 mesi per avere i bimestri. È chiaro che qui c'è una disparità di trattamento che non è più tollerabile. In Calabria si sente di più, magari quelle della regione Puglia e della regione Toscana hanno questo problema, perché loro hanno avuto i ratei pagati puntualmente, hanno avuto le risorse pagate. È chiaro che noi della regione Calabria siamo messi male, anzi siamo messissimo, perché c'è gente che io lavoro. E lavoro e ho questi, è un diritto comunque che mi è stato riconosciuto e qui io non voglio rinunciare. Ma c'è gente che ci vive con questi, che non è riuscita a entrare nel mondo del lavoro perché sta male. Io stessa che lavoro, faccio dei lunghi periodi di malattia a casa perché quando ti fai l'interferone devi stare a casa, non vuoi andare praticamente a lavorare. Allora è chiaro che quella gente ha bisogno di questi soldi, ma i nostri politici, i nostri dirigenti, cioè la classe dirigente calabrese, non lo capisce, proprio non lo capisce, cioè ci considerano, ripeto, ci considerano un peso. Consentitemi, perché oggi in Italia, se sei un invalido, se sei praticamente una persona che ha dei problemi, vieni considerato un peso, perché oggi si usa il tweet con la gente bella elegante, con le ministre che sono al governo, tipo Renzi, cioè gente come noi, magari malata, dà fastidio all'immagine del paese. Io mi sono fatta questa, ma come si stanno comportando con le classi deboli, cioè con i malati, anche quelle della SLA, eccetera, eccetera. Vuol dire che il diverso, il malato per il governo italiano è un peso, è diventato un peso, quasi una vergogna. Quindi io non riesco a spiegarmi questo atteggiamento di persecuzione nei nostri confronti e nei confronti di altra gente che sta peggio di noi, peggio di me.
Sì, sono sicuramente tanti, infatti se possiamo potremmo mandare anche un saluto a tutti coloro che hanno a che vedere con queste vicende di sanità, malasanità, che poi diventano anche malaburocrazia, persone che soffrono per varie patologie le più diverse tra loro. Vorrei chiederti, Adriana, questa vicenda appunto del sangue infetto, in termini assoluti, in Calabria, quante persone coinvolge? Allora, eravamo 1017, 2014, si è assestato sul 1017, 7 persone. Quindi 1.017 persone che Allora, utilizzando il 1017, Servizio scusa. Sanitario Nazionale hanno contratto delle malattie spesso anche invalidanti, molto gravi, dall'epatite all'AIDS e altre varie patologie. Sì, allora sono 1017 quelle che paga la regione Ah, chiaro. attraverso i fondi. Poi ce ne sono altri che non so, il numero preciso, lo Stato, no, non, noi sappiamo solo che ci sono 6.000 pratiche lì al Ministero di richiesta di transazione, però se noi andiamo per un dato preciso, quando siamo in Italia, un dato preciso non c'è. Allora, sono 1.017 quelle attraverso la Regione. Un altro numero che io in questo momento non conosco, vengono pagate attraverso il Ministero, ma quelli non hanno i problemi che abbiamo, ce l'hanno questi problemi, perché vengono pagati puntualmente. Ho capito. Sì, la vicenda è parecchio, insomma, è amara perché già di per sé umanamente, ovviamente si tratta di vite che vengono modificate e rese molto difficili da questa patologia, ci si mette poi tutta questa sorta di burocrazia carnefice che rende ancora più pesante la vita delle persone, un po' poi il rimpallo, lo scaricabarile. Probabilmente il Servizio Sanitario Nazionale che fa capo un po' alle regioni viene ritenuto responsabile, quindi la regione di questa sorta di infezioni e lo Stato non si prende carico di questi indennizi come dovrebbe con il trasferimento di fondi e poi appunto, essendo poi come sappiamo, lo vediamo anche sulla cronaca, le regioni funzionanti in modo molto diverso a seconda delle un po', ma neanche si può dire della latitudine, proprio a seconda delle regioni è molto diverso, anche perché poi ci sono vari scandali e così via. In realtà, poi alla fine si realizza una cittadinanza italiana che varia a seconda, serie A, serie B, serie C, a seconda della regione in cui si vive. Sì, è così, è perfetta, hai fatto una fotografia perfetta della situazione, perché noi calabresi diciamo che siamo già messi male da un punto di vista sociale, socio-economico, e quindi questi problemi poi si vanno ancora a peggiorare la situazione, perché cioè sono 1.000 persone che devono essere praticamente, che dovrebbero essere pagati e assistiti dalla Regione Calabria, ma la Regione Calabria non lo fa. La Regione Calabria è sorda a qualsiasi protesta. Cioè, io questo atteggiamento della Regione Calabria continuo a non capirlo. Cioè, io mi rifiuto di pensare che ci sia un calabrese lì alla Regione Calabria che è così cattivo nei confronti di un altro calabrese. Cioè, io non riesco a. Allora, al governo calabrese, adesso la butto lì, c'era un piemontese, potevo anche capirlo, ma c'è un calabrese che è contro un altro, cioè, no, questa cattiveria io non riesco a capirla, cioè, sta a liquidare i fuochi d'artificio, milioni, cioè, di euro di fuochi d'artificio per le feste patronali e non ti va a liquidare. Inizio una persona che si deve curare perché c'è gente che si deve. Ci sono delle medicine che noi paghiamo, ci sono delle medicine che prendiamo dal Servizio Sanitario Nazionale, però ci sono altre medicine che noi paghiamo per la cura di tutti i giorni. Quindi io dico che è una situazione proprio allucinante per certi versi. Non riesco proprio a capire questo atteggiamento. Ed è stato così, qualsiasi giunta c'è stata. Dal 2003 ci sono sempre stati questi ritardi, giunta di destra, giunta di sinistra, non c'è colore. Cioè, alla cattiveria nei confronti del diverso, del malato, della persona praticamente dell'invalido, non ha colore politico, è cattiveria e basta. Io non riesco a questa cattiveria.
Sì, io non posso fare altro che, come Libri TV in qualche modo abbiamo già fatto, che cercare di dar voce e di far conoscere queste vicende. Ringrazio Adriana per essersi esposta in questa funzione di portavoce degli emocontagiati calabresi, perché poi sappiamo anche che insomma ci sta anche una sorta, un meccanismo di stigma, anche una certa difficoltà nel far conoscere queste vicende di cui ricordiamo sempre si è vittime, anche se purtroppo per alcuni percorsi perversi su base etnica, culturale, tante cose, poi purtroppo si arriva in certi luoghi a doversene vergognare, però qua si tratta di vittime di un servizio sanitario nazionale che in qualche modo ha consentito appunto la diffusione di queste infezioni. Adriana, io andrei in chiusura e sicuramente, ecco, posso dire soltanto che Libri TV darà spazio appena ci saranno delle novità per stare sul pezzo su questa vicenda che è particolarmente veramente drammatica. Io vi ringrazio per aver dato voce a questo problema e speriamo di risolverlo in qualche modo, perché ritengo che debba essere risolto, anche perché l'ultima, io una cosa che tengo anche a precisare, qui è sempre una sciocchezza ma non lo è, qui c'è una violazione della privacy incredibile nei confronti del malato. Perché la malattia è un dato coperto dalla privacy, ci costringono ad andare in malattia, io non ho vergogna a dire che è l'epatite C, però c'è gente che ha vergogna a dirlo, c'è gente praticamente che costringono il malato ad esporsi, questa è una violenza sulla violenza, io dico che uno Stato che costringe un malato a fare una cosa del genere non saprei se ancora stata, cioè, mi viene il dubbio che questo possa essere ancora uno stato di diritto. Grazie ancora Adriana Broccoli, su questa vicenda invitiamo ovviamente tutti coloro che ci seguono, che vorranno, agli aggiornamenti che potremo dare su Libri TV. Grazie ancora, restituisco la linea alla regia.